Bentornati sulle Fonti TV con il nostro Le Fonti Global Macro, il nostro spazio dedicato a un approfondimento generale sui mercati e nel quale contempleremo un po' di fattori, anche perché oltre al bilancio dell'anno 2021 cominciamo a ragionare un po' in prospettiva futura 2022, anche se così come sentore, anche attraverso di voi che ci scrivete, attraverso la voce dei nostri ospiti, c'è proprio la sensazione che almeno per la prima parte del 2022 la situazione sarà abbastanza una copia carbone di quello che è accaduto in questi mesi, almeno da un punto di vista di notizie, perché poi sappiamo molto bene cosa è successo quest'anno. Le notizie, la macroeconomia, l'economia reale e la finanza dall'altra parte, quindi l'andamento dei mercati finanziari, sono andati un po' per binari, opposti, magari non opposti, ma sicuramente diversi. Però, insomma, sicuramente le questioni che ci siamo trascinati appresso nel 2021 ce le porteremo pure nel 2022, con le dovute differenze che adesso racconteremo. Il primo, argomento che andremo ad affrontare è quello che leggete in sovrimpressione: Fed, BCE e paesi emergenti, confronto tra politiche differenti, naturalmente politiche monetarie. Io ho il piacere di salutare Matteo Gallone, analista finanziario, con noi per questa parte di trasmissione. Matteo, benvenuto sulle Fonti TV. Buongiorno a voi. Allora Matteo, intanto proprio per arrivare a questo tema delle banche centrali, io ti faccio una premessa un po' ampia e poi lascio a te, insomma, arrivare al punto. Naturalmente le banche centrali nel 2021 sono state protagoniste assolute, il loro ruolo è stato assolutamente centrale, a dir la verità, non solo nel 2021, perché le banche centrali hanno sostenuto i mercati anche nelle precedenti crisi finanziarie che ancora non, forse non erano completamente state esaurite, però i mercati si sono abituati, no, al fatto che le politiche monetarie delle banche centrali, e in questo caso mi riferisco soprattutto a Fed e BCE, fossero accomodanti e quindi i mercati si sono un po', come dire, seduti sugli allori, usiamo questa espressione. Ora la Fed da una parte ha annunciato l'avvio del tapering, il rialzo dei tassi di interesse l'anno prossimo in tre tranche, la BCE ancora va un po' cauta e poi ci sono i paesi emergenti. Mi piacerebbe, insomma, fare con te un confronto tra le prese di posizione delle banche centrali, a partire proprio dalla considerazione che i mercati ormai sono abituati ad avere a che fare con le banche centrali che li sorreggono, insomma. Ma sì, innanzitutto ovviamente i mercati ora hanno gli occhi puntati sull'azione delle banche centrali, perché adesso le banche centrali devono districarsi tra un lato con un'inflazione piuttosto elevata e dall'altro lato la diffusione di Omicron che potrebbe richiedere ancora una continuazione dello stimolo monetario. Al momento l'accelerazione dei prezzi che abbiamo visto durante questi ultimi mesi del 2021 ha fatto sì che le banche centrali dei paesi avanzati andassero ad adottare un'inversione del ciclo di politiche monetarie, in particolar modo, come dicevamo prima, Fed e BCE, anche se le dinamiche di inflazione tra America e Europa presentano delle differenze su cui è importante riflettere, soprattutto per gli investitori. E questo fa sì che ci siano, diciamo, due azioni monetarie sostanzialmente differenti. Quindi, innanzitutto, la dinamica inflazionistica tra US e Europa ha delle differenze. Questo perché? Perché in America abbiamo un mercato del lavoro che è piuttosto sotto pressione, c'è cioè scarsità di manodopera e l'attività nei servizi è un po' frenata e questo fa sì che dal punto di vista anche teorico ci possa essere potenzialmente una spinta verso un rialzo dei salari. Quindi la forte sorpresa del 2021 che ha interessato il mercato del lavoro americano è stata proprio la mancata ripresa della forza lavoro. E questo fa sì che il mercato americano si trova di fronte ad un cambiamento strutturale, ovvero sia un disallineamento delle competenze in termini di forza lavoro e anche un maggior tasso di pensionamento della popolazione lavorativa. E poi abbiamo un cambiamento leggermente più temporale, che è legato a quel cuscinetto di risparmio indotto dall'ingente stimolo fiscale che c'è stato in US, e questo ha permesso ai potenziali lavoratori entranti nel mercato del lavoro di adottare un approccio piuttosto attendista. In Certo. Europa, invece, la dinamica del mercato del lavoro è diversa, perché qui la ripresa del mercato è piuttosto forte. In Francia, ad esempio, l'occupazione è già tornata ai livelli pre-pandemia. E in raffronto la crescita con i salari è piuttosto moderata. Quindi, in sostanza, se il ritmo degli aumenti salariali rimane al di sotto
degli aumenti di produttività che sono previsti per il 2022, ci possiamo aspettare un'inflazione in Europa che non è guidata dalla componente, di salari, mentre invece rimane in Europa la tematica dello shock energetico, cioè un'inflazione guidata da prezzi al rialzo dell'energia. Quindi questa è un po' la differenza e questo fa sì che Fed abbia agito più tempestivamente, la BCE ancora un atteggiamento un po' più, attendista. Esatto. No, questi sono punti importanti perché poi, appunto, noi in modo molto più semplicistico, quando ragioniamo su le decisioni delle banche centrali, diciamo, beh, ma le banche centrali vanno sempre un po' a braccetto. In realtà, lo scenario, no, che hai descritto tu assolutamente bene, soprattutto in questa ultima parte dell'anno, si è fatto proprio differente. Quindi, di conseguenza, come dici tu, le dinamiche sono assolutamente state non opposte, però fondamentalmente diverse, strutturalmente diverse, ecco, se vogliamo usare questa parola. Cosa diversa? Ecco, quindi come ti aspetti? Restiamo ancora un istante su Fed e BCE, poi andiamo invece su i paesi emergenti, perché questo è un altro raffronto che secondo me è molto interessante e importante. Come quindi si avvierà l'anno nuovo con, diciamo, sul fronte In appunto delle prese di posizione delle due? Europa sicuramente dobbiamo osservare la dinamica ovviamente di come si evolve la situazione su Omicron e quindi come diciamo, la pandemia andrà in evoluzione e ovviamente tutto ciò che è legato allo shock energetico che pesa moltissimo in Europa. In America la questione sui prezzi energetici è decisamente più lieve, questo perché l'America è riuscita a diciamo, tenere in considerazione una forte componente di produzione interna dell'energia e questo ha creato un ulteriore cuscinetto per un non rialzo dei prezzi e quindi in US quello che c'è da osservare è sicuramente la dinamica del mercato del lavoro. Quindi rimangono queste due tematiche chiave per i prossimi meeting delle banche centrali. Ok, invece paesi emergenti, si parla poco di questo, Matteo, per questo con te lo abbiamo messo in evidenza. Quale confronto si può fare appunto con i paesi emergenti? Ma allora, innanzitutto le banche centrali dei paesi emergenti stanno componendo un po' un puzzle, perché da un lato abbiamo delle banche centrali che sono un po' più falco, quindi pensiamo ad esempio alla banca centrale russa che ha aumentato di 100 punti base il tasso, portando quindi i tassi reali in territorio positivo e quindi ha adottato una view fortemente anti-inflazionistica. Dall'altro lato abbiamo la Banca Centrale del Messico, che anche qui i tassi di interesse sono stati aumentati di 50 punti base in una sola volta, quindi in un solo meeting, nonostante il mercato si aspettava e avesse prezzato un rialzo di soli 25 punti base. Quindi anche qui c'è stata una forte proattività. Poi abbiamo la Banca Centrale Cinese, che invece ha tagliato i tassi per la prima volta da 20 mesi, ha tagliato il cosiddetto loan prime rate da 3,85 a 3,80%. E questo è stato fatto per aumentare e supportare l'attività economica cinese, quindi immettendo liquidità all'interno del sistema e cercando di dare supporto a quelli che sono i finanziamenti delle imprese. Questo perché il mercato cinese è stato fortemente colpito da quello che è stato sia la crisi Covid, ma soprattutto il blocco del settore immobiliare che pesa notevolmente sul PIL della Cina. Capitolo totalmente a parte è quello legato alla Banca Centrale della Turchia, che diciamo, sta proponendo una politica monetaria piuttosto incoerente con quella che è la teoria economica, perché la politica monetaria turca si basa sul presupposto che la riduzione dei tassi di interesse farà scendere l'inflazione nel giro di pochi mesi, un'inflazione che a livelli piuttosto elevati sta circa intorno al 20%, e quindi è una mossa in totale contrapposizione con quella che è la teoria economica. Questo fa sì che ci sia una forte incertezza e possa essere vista come un'azione monetaria del tutto separata rispetto all'andamento delle banche centrali dei paesi emergenti. Ok. Perché si parla così poco delle altre banche centrali? Matteo, c'è una risposta a questo? Cioè, oltre al fatto che naturalmente, beh, l'America, insomma, e l'Europa sono sempre al centro dell'attenzione per più cose, però per esempio quando si parla di Cina, già sai che in prospettiva futura la Cina supererà nelle previsioni economiche l'America, no? Diventerà la prima economia mondiale, insomma, quindi è evidente che prima o poi dovrà
entrare nei ragionamenti anche in modo più predominante anche lei, ma così come gli altri, no? Perché poi a livello globale, insomma, si possono anche scattare delle fotografie un po' più mirate, un po' più precise. Ma probabilmente, beh, innanzitutto le banche centrali dei paesi emergenti sono banche centrali di paesi più piccoli e diciamo, economicamente meno rilevanti, quindi vengono viste Certo, certo. con diciamo, leggermente dopo. Poi c'è un'altra Che tematica però chiave. tu insegni sicuramente possono dare ottimi spunti, soprattutto sul fronte degli investimenti, a volte invece vengono ovviamente messi un po' ai margini, no? Assolutamente, però l'altro tema molto importante è che storicamente le banche centrali dei paesi emergenti non avevano un'assoluta indipendenza della politica monetaria, quindi forse come segnale di mercato può essere più conveniente guardare appunto le banche centrali dei paesi avanzati dove c'è una totale sicurezza della separazione del potere politico rispetto a quella che è l'autonomia delle banche centrali e quindi sono banche che seguono una determinata azione monetaria e sono diciamo separate da quello che è l'andamento della politica fiscale o la volontà dei governi. Questo viene un po' meno, questa caratteristica, nelle banche centrali dei paesi emergenti. Lo possiamo vedere ad esempio con l'azione monetaria turca, anche le azioni monetarie che hanno caratterizzato a lungo la Cina, quindi diciamo c'è questa componente che deve essere presa in considerazione, ovvero sia assicurare la indipendenza dell'istituto centrale. Ok, no, chiarissimo. Ottimo, allora, altro argomento, andiamo con il prossimo titolo, visto che siamo proiettati già un po' verso il nuovo anno, giustamente, ormai ci siamo, ma insomma stiamo cercando di capire cosa potrebbe succedere, lo abbiamo detto sul fronte delle banche centrali e adesso io ho citato l'altra parolina magica, investimenti, no? Quali sono gli asset più interessanti? Questo è il titolo generico, insomma cerchiamo di capire se ci sono già dei movimenti di mercato che ci portano a pensare a quali settori, comparti possono essere effettivamente più interessanti, quindi cosa guardare per un portafoglio di investimento nel medio termine, insomma, perché ci siamo, ripeto. Ma innanzitutto farei una visione un po' complessiva, perché ormai il 2021 si sta per chiudere con delle performance più che positive per i mercati azionari, mentre invece ci sono state performance deludenti su quelli obbligazionari. Quindi, nonostante i vari fattori di incertezza, appunto il Covid, azione delle banche centrali, possiamo dire che nell'inizio del 2022 le prospettive sul mercato azionario rimangono più che interessanti, seppure probabilmente con delle performance inferiori rispetto a quelle registrate durante il 2021. Sul fronte obbligazionario abbiamo dei rendimenti reali negativi, questo fa sì che appunto potrebbe essere meglio andare su tassi variabili o legati all'inflazione. Sì. Quindi diciamo, stando sul mercato azionario che è cresciuto tanto durante il 2021, la domanda da porsi ad inizio 2022 è quanto ancora potranno crescere gli indici azionari. Quindi qui forse anche un piccolo investitore dovrebbe innanzitutto iniziare a distinguere tra aree geografiche, perché gli indici americani sono ai massimi storici, gli indici europei ancora non hanno raggiunto i massimi storici se non il DAX, quindi potrebbe essere conveniente non investire direttamente su indici a livello globale, che comunque hanno corso molto durante il 2021, quanto piuttosto approfondire la selezione dell'investimento su singoli emittenti. Poi, altro punto chiave. In prospettiva di un rialzo dei tassi, può essere opportuno orientarsi su società che operano in settori maturi, i cosiddetti titoli value, e alleggerire un po' il peso magari su quei titoli, a forte crescita, che scontano quindi forti tassi di crescita, che sono i cosiddetti titoli growth. Un altro punto importante, sempre che interessa appunto il mercato azionario, che è quello che ha performato meglio durante il 2021 e che con larga probabilità performerà bene anche il 2022, è guardare con più interesse magari le azioni europee, perché risultano essere valutate a forte sconto rispetto invece alle azioni globali e quindi anche rispetto alle azioni americane. Sì. Invece, ritornando sul mercato obbligazionario, che come dicevamo prima ha avuto performance piuttosto deludenti. E infatti, guarda, altro titolo e l'avevo proprio già preparata questa domanda per te. Cos'è successo? Ovviamente sappiamo tutti come è andato il mercato obbligazionario nel 2021 rispetto al mercato azionario che ha riportato queste performance che hai ricordato. Ecco qui, domanda ancora più mirata, stavi già aprendo il discorso.
Ma sì, innanzitutto il mercato obbligazionario perché ha performato male? Perché in un contesto di rendimenti in aumento, con l'inizio della normalizzazione della politica monetaria e i tassi di inflazione elevati, il mercato obbligazionario non si trova in un contesto favorevole per generare rendimento. Quindi per il 2022 la ricerca del rendimento all'interno di questo mercato sarà ancora piuttosto difficile. Quindi diciamo che se ad esempio prendiamo l'indice obbligazionario globale di Barclays, andiamo a vedere che durante il 2021 ha registrato un rendimento negativo di circa il 5%, 4,8%. Questo ci fa capire che la performance del mercato obbligazionario è stata la peggiore dal 1999. Come quindi porsi nei confronti di questo mercato nel corso del 2022? Innanzitutto l'obbligazionario all'interno di un portafoglio ben diversificato ci deve essere. Dove conviene andare? Perché l'obbligazionario è un mercato veramente vasto. Certo. Forse conviene andare su titoli che sono appunto legati all'inflazione, quindi obbligazioni indicizzate all'inflazione, titoli che hanno breve durata, in modo tale che può essere gestito meglio un'eventuale mossa restrittiva delle banche centrali, e probabilmente andare anche su obbligazioni societarie europee che sono ancora sostenute dagli acquisti della BCE, perché comunque il programma di tapering della BCE diciamo sarà molto più scadenzato rispetto a quello della Fed. Quando invece converrebbe sottopesare i titoli governativi europei perché hanno una durata, quindi una duration molto lunga, e questo è sconveniente in un contesto di normalizzazione della politica monetaria. Ok, senti Matteo, ovviamente per andare anche all'ultimo punto della nostra discussione, che è quello che a breve comparirà in grafica, tutto quello che abbiamo detto finora, ovviamente, ma l'abbiamo detto anche in apertura, andrà a intersecarsi con le notizie che ci daranno un quadro più completo su più fronti, sia quelle proprio più legate purtroppo alla tematica del Covid, quindi con le varianti, con i contagi, con le restrizioni, le limitazioni che andranno a impattare ovviamente su quella che è l'economia reale, che comunque insomma, ha fatto sì comunque che la finanza andasse un po', come abbiamo detto prima, lo stesso sul suo binario, senza troppo badare quello che forse succedeva sull'economia reale. Questo scollamento però quanto potrà durare ancora? E quindi io ho voluto mettere insieme queste parole, appunto, che leggiamo in sovrimpressione: mercati, macroeconomia e geopolitica, facciamo il punto, cioè cosa dobbiamo aspettarci, quali potrebbero essere le questioni macroeconomiche di rilievo, quindi che poi ci portano all'economia reale, e anche notizie di geopolitica, quindi a livello globale, fermo restando che appunto siamo in attesa di capire cosa succederà, su più fronti. Allora, io partirei sicuramente da un punto che forse è un po' sottovalutato dai mercati e anche dai media in generale, che è quello legato allo shock energetico. Ovviamente ora siamo tutti concentrati su come si evolve la situazione pandemica, ma lo shock energetico sta pesando molto, soprattutto sull'industria pesante, le cosiddette aziende energivore. Pensiamo alle fonderie, pensiamo alle industrie di vetro e ceramica, e a tutte le industrie legate alle componenti di automotive. Quindi sicuramente cosa si aspettano i mercati sui prezzi dell'energia? Si aspettano che rimarranno sopra alle medie stagionali per alcuni motivi. Questi motivi sono innanzitutto una forte limitazione all'offerta, delle scorte piuttosto basse, e poi una volatilità legata alle condizioni meteorologiche. E quali sono i mercati che sconteranno di più il rialzo dei prezzi dell'energia? L'Europa in primis e anche l'Asia del Nord. Ma l'Europa soprattutto perché tipicamente è un importatore netto di gas. E in particolar modo in Europa l'Italia è quella che avrà un effetto maggiore rispetto alla media dei paesi dell'Eurozona, perché il nostro è un paese che ha una forte dipendenza dall'energia importata e ha il più ampio ricorso a quello che è gas naturale importato. Quindi questo potrebbe avere un effetto su quelli che sono i saldi reali delle famiglie e quindi comportare minori consumi, probabilmente nel 2022 potenzialmente, e quindi una minor crescita del PIL. Quindi questa è sicuramente una tematica chiave.
Poi spostandoci più, diciamo, sul lato geopolitico o comunque, diciamo, politico internazionale, possiamo dire che ci sono sicuramente le incognite elettorali, no? Che possono Vero. pesare sui titoli governativi. Abbiamo il voto di midterm, negli Stati Uniti, abbiamo le presidenziali in Francia, abbiamo il nostro presidente della Repubblica, abbiamo le elezioni politiche in Giappone. Quindi ci sono tanti eventi chiave sul lato politico. Poi un altro tema chiave, in vista di un rialzo dei tassi è quella della gestione dei bilanci pubblici, che si sono ingigantiti fortemente durante la pandemia, però a fronte di un'azione monetaria che sta cambiando, bisogna attentamente osservare qual è il rapporto che intercorre tra politica monetaria e politica fiscale. Collegandomi sempre all'azione monetaria, ciò che riguarda i mercati valutari è legato a quello che può essere uno scarso coordinamento tra le azioni monetarie globali, ovvero sia Fed e BCE che agiscono in modo diverso, con tempistiche diverse, la valvola di sfogo potrebbe essere sui mercati valutari. Ok. Infine, ultimo punto riguarda la transizione energetica. Stiamo parlando molto, soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo spinto l'acceleratore su questo argomento, ma una transizione troppo veloce e repentina potrebbe avere degli effetti importanti su crescita e anche su dinamica inflazionistica. Ok, diciamo che da come sei partito e come hai chiuso questa parte dedicata a ciò che dobbiamo aspettarci, mi verrebbe da dire che rischiamo di parlare sempre solo delle stesse cose e di dar per scontato che, per esempio, gli investitori e i mercati abbiano timore, in questo caso mi riferisco al Covid, mentre invece potrebbero essere ben altre le questioni che potrebbero penalizzare i mercati, giusto? Adesso io ho ovviamente molto sintetizzato, però il tema è questo, quindi occhio alle notizie che davvero si apriranno davanti ai nostri occhi nei prossimi mesi. Sì, corretto. La variante Omicron, così come il Covid in generale, spaventa i mercati nell'immediato, perché poi Sì. devono essere anche confidenti in quelli che sono i risultati dei vari report scientifici che escono e che stabiliscono appunto quanto può essere più grave una variante rispetto all'altra. Però ci sono tanti altri fattori che hanno un impatto meno evidente ed immediato rispetto a quanto lo può avere il Covid, che però pesano su quello che è il contesto di investimento. Quindi Ok. sicuramente il Covid, diciamo, ha un elemento di primaria attenzione, però ci sono tanti altri fattori. Sì, e non dimentichiamoci anche che il mercato che sconta sempre in anticipo le questioni, insomma, tema Covid sicuramente un po' di sconto l'ha già fatto, no? Su quello che può succedere. È ovvio che poi si spera sempre che non ci siano varianti su varianti su varianti, però credo che come noi l'abbiamo messo in conto, gli investitori e i mercati lo abbiano fatto ancora di più. Matteo, grazie, grazie per questo approfondimento davvero interessante, che poi mi rivolgo ai nostri telespettatori, ritroverete anche sulla nostra pagina di YouTube perché ci aiuta a guardare il 2022 con tanti spunti ulteriori. Grazie mille Matteo Gallone per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi.